Il 9 e 10 giugno 1991 sono state date importanti per la democrazia nel nostro paese. Milioni di italiani, nonostante l'invito ad astenersi del Partito Socialista e l'indifferenza di altre forze politiche, votarono il referendum che riduceva le preferenze per l'elezione della Camera dei Deputati. Fu un plebiscito, ma era ovviamente un aspetto di una battaglia molto più consistente: ridurre sensibilmente il potere dei partiti, accusati dai promotori del referendum di aver occupato lo Stato contro la Costituzione. Oggi è partita la seconda battaglia contro lo strapotere dei partiti. Come si ricorderà, la Corte Costituzionale ammise solo uno dei tre referendum per i quali furono raccolte 700.000 firme. Questa mattina il comitato promotore si è ripresentato ai cittadini chiedendo l'adesione con una firma per altri tre referendum sulle leggi elettorali, due dei quali sono quelli che la Corte bocciò lo scorso anno, ma riformulati accogliendo le indicazioni dei giuristi dello Stato. Il Comitato di Trieste coordinerà anche la raccolta di firme a favore degli altri tre referendum proposti dallo studioso di area socialista Massimo Severo Giannini, che prevedono il primo l'abolizione del Ministero delle Partecipazioni Statali. E in una città, ha detto stamane l'onorevole Bordon del Comitato, dove è così forte la presenza delle aziende di Stato, è bene precisare che noi non vogliamo eliminare le aziende, bensì il meccanismo perverso di corruzione e clientelismo che fa vivere quel ministero. Il secondo referendum è quello relativo all'abrogazione della cassa per il Mezzogiorno. Anche quella, ha detto Bordon, fonte di sprechi e di clientele. Infine, l'ultimo quesito referendario si riferisce all'abolizione di quella legge che prevede che sia il ministro del Tesoro a nominare il presidente e il vicepresidente delle casse di risparmio. Devono essere gli stessi consigli di amministrazione degli istituti di credito e non i partiti a farlo, ha detto il parlamentare del PDS, al quale abbiamo chiesto che cosa invece si prefiggono gli altri tre referendum relativi alle leggi elettorali. Onorevole Bordon, il 9 e 10 giugno scorso la gente ha accolto il vostro invito ed è andata a votare e ha votato secondo le vostre indicazioni, un plebiscito praticamente più che un referendum. Sono passati dei mesi ma quel risultato non è stato in qualche maniera appagato. Ora voi proponete altri 6 referendum, questa volta perché? Ma noi avevamo promesso che quello doveva essere ed era soltanto un primo passo per cambiare e che avremmo continuato la nostra battaglia per cambiare questo sistema, per limitare l'invadenza dei partiti, per restituire al cittadino il potere che la Costituzione gli assegna. Questi 6 referendum vanno in questa direzione. I primi 3 ripropongono i quesiti elettorali e quindi per noi sono quelli centrali, diciamo che curano la causa della malattia. Gli altri 3 si rivolgono invece ad alcuni effetti che sono indotti dall'invadenza dei partiti nella gestione pubblica. Ma non pensate che la gente sia un po' delusa adesso e che l'uso indiscriminato del referendum porti poi alla disaffezione da parte della gente nei confronti di questo strumento? Ma la gente è delusa e fa bene ad essere delusa generalmente, ovviamente, perché c'è un sistema che non può più andare avanti. Noi speriamo però che la gente sappia distinguere fra la delusione che le viene da vedere che governo e maggioranze varie non riescono ad incidere, a fare riforme elettorali, e vedere invece un gruppo di cittadini, alcuni parlamentari, alcuni non, esponenti intellettuali di tutte le forze politiche, che cercano con l'altro strumento, quello referendario, di ridare ai cittadini proprio quel potere che la partitocrazia sta cercando di negarli.